Sai come si inseriscono le marce? Si parte dalla prima? Sì. Beh, io sento come se tu volessi inserire la quinta mentre io sono ancora alla seconda. Cioè, non voglio mettere la retromarcia, però non voglio neanche rompere il cambio, capisci? Sì, vuoi dirmi che stiamo correndo un po' troppo? Esatto, sì. Sì. Sei arrabbiato? Vuoi scherzare, Mar? Come posso arrabbiarmi? Io ti amo. Posso aspettarti una vita. Due, tre, un'eternità se è necessario. Ti va? Certo che mi va. Grazie per... No, grazie a te. Tutti e due abbiamo bisogno di tempo. E così sta insieme a Rama. Quella signora non era mia madre. Tutto resta come prima, o no? E sai cos'è peggio? Bart farà di tutto per non farti trovare tua madre. Non gli conviene, ragazzi, noi gli serviamo. Dovremmo rompergli tutto a Bart! No, dobbiamo colpirlo dov'è più fragile. Nel portafoglio. Ecco, smettiamo di lavorare. Che diavolo sta succedendo? Cosa fai, Bart? Sto solo estinguendo una ribellione nella mia proprietà. Non devi fratelli. Dire mai, non dirlo. Uniti fino alla morte. Non parlare così, Tacio. Non invocare le disgrazie. Aleni, stai bene? Si sente come... Gas! Ragazzi, dove siete? Mi sentite? C'è qualcuno? Respirate l'aria che passa sotto la porta. Chiusa a chiave. Jack, vieni ad aiutarmi. Bambini. Bambini, siete qui dentro? Cadere di gas. Che è successo? Gesù. State bene. Respirate, respirate. Qui dentro e non fate gli ingenui, perché quello che vedo non mi piace per niente. Ci fanno lavorare lì. E così li ha sempre rinchiusi. Cos'è questa storia che fate lavorare i bambini? Giusto, ha diritto a una spiegazione. Adesso ti spiego perché lo facciamo. È per... vediamo. Lo facciamo... Per amore. Per amore. Cosa? Tutto quello che ho fatto è per amore. Quelle povere creature avevano un gran bisogno di imparare un lavoro, un mestiere. La fabbrica è stata la mia opportunità. Mi scusi, signore. Mi perdoni. L'ho fatto per amore. Mi perdoni se ho sbagliato. E lei? Sapeva niente di tutto questo? Non l'ho mai sospettata. Allora venga con me che glielo mostro. Vede? Vede queste? Che cosa aspettate? Che i bambini si cavino gli occhi? A me non sembra un modo di imparare un mestiere. Non è facile avere tanti bambini a proprio carico. E comunque, che cos'è meglio? Lasciarli giocare o dargli un'occupazione per il futuro? A proposito dei bambini, figlio... Bambini? Questo era un deposito. Come possono lavorare qua? È un'idea di Giustina. Vediamo, ditemi. Voi avete voglia di fare questo lavoro? Rispondete. Rispondete a Cielo. È importante imparare un mestiere. Però solo quando uno ha voglia, no? Visto. È stata un'idea eccellente, ma non le sembra meglio che i bambini... Sì, insomma, che lavorino qui solo quelli che vogliono e quando vogliono. Mi sembra più giusto. Che ne pensa? Una buonissima idea. Geniale. Ne parlerò con Giustina. Ti
Che cosa fate qua? Ho portato i bambini qui, così lei potrà spiegare un po' meglio quanto è importante per il loro futuro imparare un mestiere. Non ci piace costruire le bambole. È una scocciatura. Credevamo di farvi un favore, cari pargoletti. Voi siete soltanto degli irriconoscenti. Questo siete. Tu sei ricco, Tiago. Per te è molto facile, Cerchiamo no? di mantenere la calma, d'accordo? La mia proposta è che continuiate a fare il vostro lavoro. In seguito vedremo, va bene? Facciamo che lavorerà solo chi vuole e la chiudiamo? E adesso parliamo di voi. Mar, sì, la prima. Ritornerai al riformatorio da dove ti ho tolta. Ho già firmato, è tutto autorizzato. Ti stanno aspettando con le braccia aperte. Tacino, Gecchino, lo stesso. Tornerete ai vostri rispettivi riformatori. Monito. Poverino, Monito. Finirà in una corte oppure in un istituto finché qualcuno lo adotterà. Ramita. Tu e tua sorella, pensate, che strana la vita. Tu dovrai andare in un istituto al nord. E Alelia al sud. In quanto a te, Cosello è tornato in libertà. E ti rivuole. Ah, bene, bene, bene. Sono venuti tutti alla festa d'addio. Signor Bart, la prego, non voglio ritornare al riformatorio, per favore. Signor Bart, negoziamo. Noi torniamo a lavorare. Però in cambio restiamo tutti qua. Non se ne va nessuno. Però io non so, mi prendete alla sprovvista. Andiamo. Aspetta, Giustina. È qualcosa di cui avete già discusso? Siete tutti d'accordo? Sì, sì. Va bene, come prova. Solamente come prova. Però ora voglio vederlo con i miei occhi. È una prova pilota, d'accordo? Dovete fare due bambole, urgenti, per domani mattina. No, basta, basta, questo è per Rama. Tacio, sai qualcosa del signor Bart? No. Tiago, che è successo a tuo padre? È caduto dalla scala con Giustina. E tu vai in camera tua, forza. Scusa, perché lo spingi? Non lo spingere. Finché non c'è mio padre, lo sostituisco io. Ah, non mi fa ridere. Ridete pure, però in camera. Ah. E basta creare problemi a mio padre. Oh, tale certo. Padre e tale figlio, accidenti. Ma lo vuoi capire che la moretta non imparerà mai? No, Nacho. Non ho bisogno che nessuno mi difenda. Certo, certo, è un pugile. Vuoi sta vedere se sono un pugile? Vediamo. Forza, andiamo. Che fa? Stiamo giocando a pallone, ti unisci, sciocchino? Mio padre è in ospedale e voi festeggiamo? No, non festeggiamo, no, stiamo provando e non ci importa nulla di tuo padre. Perché sta sicuramente bene, Tiago, per questo. È meglio se tornate in casa e spegnete la musica. Ma insomma, chi ti credi di essere? Basta, chi ti credi di essere? Andiamo, ragazzi. Andiamo. Sì, andiamo. Andiamo, su, forza. Perché tratti in questo modo me e gli altri? Io lo so, tu non sei fatto sai così. Sai che cosa è successo? Sono stufo di questa ribellione continua contro mio padre. Lo criticate sempre. Non sarà perfetto, ma è un uomo buono. Possiamo smettere un momento di parlare di tuo padre e parlare di altro? Non so, per esempio, di noi due. Tu sei cambiata. No, tu sei cambiato. No. Ti ho dato tutto, ma tu mi hai disprezzato. Non mi hai mai presa sul serio. Sai che hai ragione. Hai ragione. Non potrei mai amare una ragazzina come te. Sei stata soltanto un gioco. E non vali niente, Marianella. Sei crudele, non posso credere a quello che mi dici. Un passo alla volta, Aleli, va tutto alla grande. Lei sa che per me è una persona speciale e, beh, piano piano le dirò tutto quello che provo. E lei? Credo che per la prima volta mi stia guardando in modo diverso e la sento più vicina. No! Sfacciato! Cretina! Hai esagerato! Ma se ti è piaciuto? Ma cosa... Senti, mettiti in testa che questo che è appena successo per me non significa nulla. Fino a che non ritorni in te la smetti di comportarti così, come non attacca. Ma che ti succede? Perché tieni il muso? La smetti con questa cosa e mi rispondi? Che cosa è successo? Non ti capisco. Ragazzi, mio padre è tornato. Rama. Vi chiedo soltanto di non farlo arrabbiare. Ma ancora non sta tanto bene. In questa casa nessuno sta tanto bene, capito? Ma insomma, ancora questa storia, smettila! Smettila tu!
Basta, seriamente. Finiamola. Perché non possiamo tornare come prima? Sai quello che provo per te? No, non lo so, vattene. Vattene. Ti rendi conto di quello che mi fa? Viene qui, mi tratta male, mi insulta e poi se ne va. Che cos'ha il tuo fratellino? Ma davvero non l'hai ancora capito? No, ti giuro di no, che gli succede? Andiamo, Mar, non ti sei resa conto. Gli piaci. Rama, noi due siamo amici, no? No? Tu provi qualcosa per me? È così o non è così? È così o non è così? Voglio sapere no, se... No, non provo nulla, siamo amici, siamo solo amici e basta. Oh, non sai che peso mi stai togliendo di dosso, Rama, grazie. Mar, non potrei mai guardarti in modo differente. Permesso? Mentre. No, venivo a vedere se... se stai bene. Ti importa? Sarà meglio che vada. No, ferma. Ah, accidenti. Attento, devi stare più attento, stai bene. Io non voglio che ti... Tu cosa? Non mi piace che ti fai male. E a me non piace farti del male. Cerchiamo di calmarci, Mar. Ti amo ancora. E tu no? Sì, sono pazzo. Sono pazzo di te. Cosa? Tu mi piaci. Ti amo con tutto il mio cuore, la verità. Vattene, Rama, va a dormire, fuori. Sei ubriaco. Sì, è ubriaco. Forza, vieni. Non ci posso credere, sei uno stupido. Io sono uno stupido? E tu che ti innamori di un tipo del genere? Lo capisci che è il figlio di quel delinquente che ci tiene qua, eh? Lui è differente da suo padre. Credi alla storia della ragazza povera salvata dal ragazzo ricco? Sei un ingenuo! Colpissimi pure! Mi farà meno male di quanto soffro adesso! No, Rama, non è questo che voglio! Insomma, noi due siamo amici, non è così! Non siamo solo amici! Perché io ti amo! E nessuno ti amerà mai come ti amo io, hai capito? Andiamo, calmati, io l'amo, Tacio! Forza, andate a cercarlo! Jeka, corri, svelti!